Ma se noi avessimo avuto paura di andare al voto e di amministrare Roma, non avremmo tirato fuori tutta la documentazione che ha incastrato poi sostanzialmente Marino. Per cui, se oggi Marino non è il sindaco, è perché i quattro consiglieri comunali hanno fatto accessi agli atti anche grazie ai carabinieri. Perché ultimamente con il PD bisogna chiamare i carabinieri, non è una battuta. E quindi noi siamo riusciti a far conoscere appunto a tutta l'opinione pubblica le menzogne di un sindaco che non è un delinquente, ma è responsabile assieme soprattutto il Partito Democratico del disastro romano.